azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce e il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare. Pavilla è il direttore artistico di Telecanto, quest'anno siamo arrivati alla seconda edizione, grandissimo successo, le 8 puntate sono andate benissimo, grandi ascolti, per Canale 74 ovviamente, e quest'anno ci ospita il Comune di Santa Croce a Punta Secca, in quelli che sono i luoghi di Montalbano. E tutto pronto per la serata di sabato sera? Sabato 2 settembre. Tutto pronto, tutto procede alla grande, siamo pronti. Quanti saranno i concorrenti? I concorrenti sono 10, si sono già esibiti nelle 8 puntate in studio. I premi? I premi sono, il primo classificato vincerà la realizzazione di un singolo che andrà su tutte le piattaforme digitali mondiali, e poi ci sarà un altro premio che è il premio discografico, che avrà lo stesso esito, diciamo, e sarà tutto fornito dalla Capogiro Records di Torino, del direttore artistico Biagio Puma. E la giuria? La giuria abbiamo Alex Maiolino, il leader dei Samizdat, che oltre ad essere ospite è anche nostro giudice, si aggiunge la cantautrice siracusana Claudia Santa Croce, autrice e produttrice musicale, e poi i nostri veterani che sono Dario Adamo, il maestro Dario Adamo e la giornalista Antonella Galuppi. Bene, quindi diamo appuntamento? Appuntamento a sabato 2 settembre a Punta Secca, Piazza Faro. Vi aspettiamo alle 21.30 numerosi. Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare. Col sindaco di Santa Croce Camerina, che ci ha onorato di ospitare la finalissima di Telecanto 2017. Un grande evento per chiudere la stagione di Punta Secca, che quest'anno ha avuto ospiti eccezionali, e sabato 2 settembre ci sarà anche la finalissima di Telecanto. E anche noi ringraziamo voi, Canale 74, per l'onore che si è arrivato a noi. Però oggi è stata un'annata speciale, veramente abbiamo avuto tanti altri artisti bravi che hanno aiutato le nostre serate, ma non solo a Punta Secca, ma anche a Casuzza. Quest'anno, appunto, la bella stagione si chiuderà il 2 settembre, ci saranno ancora altri eventi per trattare, che quest'anno si terminerà per un po', poi al primo anno di amministrazione, come ha visto i risultati, come sono stati, non sono stati dei cittadini, dei turisti. Ma penso che la finale del Telecanto sia epilogo di questa speciale stagione, che si è vista, diciamo, subito all'opera senza nessuna relazione precedente, ovviamente, perché ci siamo iniziati l'11 di giugno, i turisti hanno accolto benissimo la nostra manifestazione, con anche testimonianze dirette, ma anche i villeggianti e i residenti non hanno avuto modo di, anzi, sono stati contentissimi anche loro, è stata una bella stagione. Quindi in previsione l'anno prossimo ci sarà un'estate sicuramente più spettacolare, visto che quest'anno vi siete insieme, avete fatto già tantissimo. Dipende tutto dal bilancio, dalle priorità che daremo naturalmente, e soprattutto dipende dagli sponsor, perché le manifestazioni che abbiamo fatto sono state per, diciamo, il 90% con fondi da sponsorizzazione. Quindi il comune è intervenuto solo in una parte limitata, poi sono stati i commercianti, gli artigiani, questo comune, le categorie produttive in generale, a darci un forte consiglio, e spero che anche Canale 74 l'anno prossimo sia presente, perché crediamo in voi.
Grazie. Sotto il sole.